Buongiorno, benvenuti a questa rassegna del 4 marzo, che sarà una rassegna, diciamo, faziosa, mettiamola così, il termine oggi è più che giusto. Di fazio parleremo tra poco, ma andiamo subito sulla questione fondamentale, cioè che l'Italia è fatta da buoni e da cattivi. E per capire chi sono i buoni, beh, basta capirlo facilmente, è facile trovare l'identità dei buoni. Sapete perché è facile? Perché dei buoni è quello di aver partecipato alla manifestazione dei 200.000 di Milano. Oggi Beppe Sala in un'intervista ci spiega la seguente cosa: certe politiche hanno sdoganato i cattivi sentimenti. Avete capito? Certe politiche, cioè quelle di Salvini, hanno sdoganato i cattivi sentimenti. Quindi, insomma, siccome Salvini è un boia, gli italiani che sono dei cretini lo seguono e lo votano, come si è visto in Abruzzo e in Sardegna, evidentemente. E questo è quello che pensa Beppe Sala, probabilmente così è stato eletto sindaco di Milano e come dice una mia amica che ho visto ora su Facebook, invece di fare tante manifestazioni multirazziali, sgomberasse per esempio il parchetto di Rogoredo, invece di rompere tanto le balle sulle politiche che hanno sdoganato i cattivi sentimenti, andasse a vedere come ho visto ha fatto sulla sua pagina Facebook un consigliere di una periferia, il presidente del municipio di una periferia di Milano, in cui dice, si chiama Marco Bestetti, in cui dice, Bestetti, insomma, in cui dice che le primavere, sì, le primavere, scusatemi, le periferie di Milano sono al massimo del degrado. Ecco, meno manifestazioni multirazziali, meno volemose bene e più magari gestione delle periferie di Milano, se si potesse, la città più ricca d'Italia. Ma i cattivi sono quelli che non sono andati a votare o che non capiscono la straordinaria vittoria di Zingaretti. Vi dico subito in 2 minuti quello che scrivono i giornali perché così non vi faccio perdere tempo. 1,8 milioni dei votanti, grandissimo successo. Poi però se vai a vedere le stesse tabelle che hanno fatto i giornali, non si tratta di un successo, si tratta di una fase calante dei votanti nel Partito Democratico. 3 milioni e mezzo elessero nel 2007 Veltroni, scusatemi, parliamo ovviamente di 12 anni fa, ma lo stesso 2017 Renzi prese 1,8 milioni, precedentemente ne prese 2 milioni e 2 di votanti. Allora, quello che voglio dire semplicemente, se paragoniamo questa prova di partito rispetto alle primarie che si inventano su Rousseau il Movimento 5 Stelle, beh certo, non c'è paragone, però i giornali italiani così impazziti per questo grandissimo successo, che cosa hanno costruito? Una cosa tipica che si fa nei regimi, cioè si dice inizialmente oddio non arriveranno a 1 milione, poi arrivano a 1,7 milioni, cioè meno dell'ultima volta, e si dice grandissimo successo di che? Su quello che si era inventato potesse essere il flop a cui nessuno credeva delle primarie del Partito Democratico. Io penso che questa sia una prova non di democrazia di cui non me ne fotte nulla, di grande organizzazione di un partito, che comunque è un partito ridotto rispetto a quello di Veltroni. Punto. Poi dicono: Zingaretti ha preso il 70% dei voti, dato fondamentale. Si chiude l'era di Renzi, è l'altro grande paragone che tutti quanti dicono. Beh, obiettivamente questo avviene. Lui dice: sarò leader e non capo. Questa è la grande dichiarazione di Zingaretti. Ma i leader non si autonominano, caro Zingaretti, leader si diventa, capi si viene nominati attraverso queste primarie. Leader devi diventarlo nei prossimi anni. Vedremo se diventerai un leader. È esattamente il contrario a casa mia. Cioè, leader non si viene nominati dalle assemblee, capi si viene nominati dalle assemblee. Chiaro? Tu sei diventato il capo del Partito Democratico. Vedremo se sarai in grado di fare leader. No, alla cultura dell'odio, è l'altra grande cosa che dice Zingaretti, e allora lì capisci, va bene, capisci che quando tutti quanti si lamentano di questi governi, di questa maggioranza, di Salvini, ma vi ricordate un po' di anni fa, ma vi ricordate cos'era con questi qui? Io ve lo dico perché chi non la pensava come loro diventava una specie di mostro. Certo, poi se vedi che questi cretini, questi deficienti, si occupano di fazio dicendo che il problema è che è andato a Parigi a intervistare Macron, il problema semmai lo dici dopo, che l'intervista poteva essere un po' diversa, ma insomma, io i politici che commentano le interviste mi fanno sorridere, tutti li possono fare, ma i politici forse men che mai, che sono i primi a porre loro stessi le condizioni delle domande che dobbiamo fargli e che alcuni di noi non accettano. Ma comunque, questi politici ridicoli che attaccano Fazio sono più ridicoli dell'intervista che ieri sera ha fatto Fazio a Macron. Ma continuiamo su Zingaretti perché le porteremo. È straordinario come i giornalisti italiani siano favolosi. Sentite che cosa scrive Aldo Cazzullo: partito uscito dal limbo, buona notizia per il paese.
ex premier, cioè Renzi, a cui Cazzullo, voglio dire, aveva dedicato fior di articoli, ex premier avrebbe fatto bene a prendere la distanza netta dalla politica, cioè se ne sarebbe dovuto andare via. Io lo trovo fantastico. Io dico, cerchiamo di rimanere fermi, nel senso che noi non è che dobbiamo fare politica, ma dobbiamo avere un'idea. Poi possiamo a un certo punto dire, beh, abbiamo scritto un sacco di minchiate, cioè io potrei dire magari nel futuro, beh, ho sbagliato a dire sempre che le tasse sono eccessive e che bisogna avere un atteggiamento liberista in economia. Ma io la trovo straordinaria questa cosa di Cazzullo. Repubblica, il PD rinnova la sua gente, ritrova, scusatemi, la sua gente, fantastico, 200.000 a Milano e 1,8 milioni dalle primarie sono, sentite come scrive Mauro, cioè ci vorrebbe Moretti, un altro che ieri si è rivisto, Moretti dovrebbe dire, ma come cazzo parli, come scrivi, sentite cosa scrive Mauro, 1.800.000 persone delle primarie e i 200.000 della manifestazione di Milano sono la coscienza della responsabilità democratica. Allora, io tra i tweet di quello del Borgataro che sta con la mia felpa, va bene, e tra la coscienza della responsabilità democratica, ma possiamo trovare una via di mezzo? La coscienza della responsabilità democratica, ma porca puttana, ma che vuol dire? E tra l'altro questa coscienza si è ridotta della metà rispetto a Veltroni, caro Mauro, visto che mi dici che ha ritrovato il suo popolo. Poi, insomma, sono molto soddisfatto perché tutti quanti i giornali danno anche l'altro elemento fondamentale di queste primarie, che vi ripeto, non bisogna ridicolizzare, perché quando un partito è così ben organizzato bisogna rispettarlo, visto che abbiamo visto il Movimento 5 Stelle che con 50.000 ce la mena come un elemento di democrazia. Ma se il tema fondamentale del PD italiano è che è ritornata a votare la Ferilli, in cui tutti quanti i giornali hanno dedicato, che aveva votato la Raggi, un po' come Galli della Loggia che aveva votato la Raggi, oggi chissà chi vota, beh, allora io dico, ecco, come dice adesso, adesso Lia, è tutto fantastico, wonderful. La Ferilli, la moglie del grandissimo Cattaneo, l'uomo più ricco, il manager più ricco dell'economia italiana, il manager più ricco per abilità e capacità, è il fidanzato della Cattaneo, marito della Cattaneo, perché Cattaneo della Ferilli, perché è un genio questo Cattaneo. Lei si è presentata con la sua cosa, ovviamente con la sua non pellicetta, col suo cappotto di finta pelle, perché sennò urti gli animalisti di destra e di sinistra, a votare alle primarie. Prima ha votato la Raggi e adesso sono venuto alle primarie. I giornali dicono che la Ferilli ha votato per Zingaretti. E vieni, non so se per Zingaretti o perché qualcuno. Comunque la Cesaretti è la più brava di tutte, secondo me, oggi sul giornale ci spiega, finalmente sono ritornati i padri nobili, a parte la Ferilli che è la madre nobile del Partito Democratico, Prodi, Benigni, Moretti, e pare che ci sia un riavvicinamento a D'Alema. Ecco, mettiamo tutto in questo contesto e cerchiamo di capire cosa sta succedendo nel mondo, va bene? Questo è il contesto. Nel mondo sta succedendo che Repubblica prende, io vi invito amici Alfredo, Dario, Fabio, non credete a quello che dico io, non credete a questa zuppa, io vi invito, Aldo, a guardarvi oggi una pagina di Repubblica in cui viene intervistato Orban, che è il premier, è il presidente del Consiglio, il presidente della Repubblica ungherese, il cattivo, antiliberale, quello che ce l'ha con i giornalisti, anticostituzionale, che sta nel Partito Popolare, non nel Partito Fascistone, nel Partito Popolare voluto dalla da Kohl, scusatemi. Questo scrive nell'intervista. L'intervista a questo Orban, vi prego, andatevela a vedere. L'intervista a Orban, in una pagina intera di apertura di Repubblica, è il titolo: Salvini è senza strategia. Cioè Orban fa un'intervista a due giornalisti stranieri, questa intervista viene portata in Italia, tradotta in Italia da Repubblica, e il titolo è: Salvini è senza strategia. Allora io me la sono andata a guardare dalla prima riga all'ultima riga questa intervista, non lo dice, cioè Repubblica dice, fa un titolo su una cosa che il presidente ungherese non dice, non c'è scritto, nell'ultima riga dice un'altra cosa, gli dicono vorreste andare con i sovranisti, lui dice a me non piacciono quelli che c'hanno con la Lega, e a me non piacciono quelli che c'hanno le bretelle e le cinture, intendendo io sto con i popolari, non vado là. Non parla di Salvini. Repubblica dice che Orban attacca Salvini e nell'intervista non c'è nessun attacco di Orban a Salvini. Vi potete credere allora alla coscienza? Mauro, tu che dici che 1.800.000 persone raccontano la coscienza della responsabilità democratica, tu che sei stato direttore di quel giornale, c'hai una coscienza non democratica, giornalistica, per dire che quel titolo è una fake true, una fake news, una cagata pazzesca? Lo possiamo vedere? Lo possiamo vedere? Lo possiamo dire se tu pensi che gli italiani abbiano questa coscienza critica? Bene.
La Gabba oggi racconta una cosa che riguarda questo governo invece, perché dice una cosa semplicissima: ragazzi, sia i governi precedenti sia questi non riescono a fare una cosa fondamentale, le espulsioni. Ci sono negli ultimi 3 anni 95.000 fogli di via, cioè persone che dovrebbero andare via dall'Italia per i più diversi motivi, e sia il governo Gentiloni sia questo governo più di 18 persone al giorno non sono riuscite a mandare via da questo paese. Il motivo è semplice, perché in questo il tweet di Salvini non basta, gli accordi con i paesi neanche bastano, perché anche dove li abbiamo come in Marocco non tutti se li prendono questi stranieri che noi vorremmo rimpatriare. Tra il 2015 e il 2017 dunque 17.000 rimpatri su 95.000 fogli di via. Interessante dunque i dati e i numeri che pone oggi. Beh, insomma, di Fazio ve ne ho parlato, dell'intervista ve ne ho parlato, forse l'articolo più divertente è critico ed è quello di Gervasoni, che dice che è il tema vero è che è un programma della RAI che fa opposizione al governo. Ci sta, voglio dire, il pezzo l'intervista non era nulla di che, era chiaramente una supermarchetta, ma quando noi tutti quanti, quando io ho intervistato la Le Pen, alla fine c'è un certo garbo istituzionale nei confronti di chi intervisti, almeno questo è nello stile comunque di Fazio, e qualcuno mi accusa anche nel mio. Ma il punto è un altro: vi sembra normale che la RAI censuri lo spot di Che tempo che fa, che aveva intervistato il Presidente della Repubblica francese, e mandi uno spot senza l'intervista e senza l'annuncio di questa intervista clamorosa che fanno? Vi può piacere o non vi può piacere? Chiudetelo! Se voi non volete più Fazio, chiudetelo, fatelo fuori, è nel diritto, mi hanno fatto fuori a me, potrebbero far fuori Fazio. Ma l'idea che tu hai un programma, hai Rai 1, e che intervista il Presidente della Repubblica francese, che non tutti noi abbiamo, e poi dopo nello spot neanche lo dice, è il senso di una dirigenza che veramente non so come ragiona. Detto questo, l'intervista faceva schifo, ma questo lo possiamo dire dopo. Ma l'idea di farla è uno scoop mondiale, fantastico, favoloso, no? Punto. Non è che si può discutere tanto se uno c'è il Presidente della Repubblica francese. Poteva far di più. Langone, favoloso, oggi sul giornale, perché dovete sapere che c'è a Verona questa manifestazione mondiale delle famiglie. Bene, viene attaccato da un parlamentare di questo governo, Buffagni, dicendo: ah, quelli sono medievali perché vogliono, ce l'hanno contro l'omosessualità e varie cose. E nessuno ce l'ha contro l'omosessualità, evidentemente, e chi ce l'ha è un po' un cazzone. Ma il punto fondamentale è che Langone spiega: ma di che state parlando? E lo fa da un punto di vista storico, medievale di che? Citando, vabbè, insomma, tanti casi storici e prendendo in giro, oltre che difendendo la famiglia tradizionale, attaccando a testa bassa la questione dell'utero in affitto. Le spese dei grillini non sono più notizia. Quando una signora come la Taverna, una donna del popolo, spende 18.000 euro in 4 anni in telefonata, non è loro che volevano moralizzare il Parlamento, non è notizia se non per la seconda pagina del giornale. Ultime due cose che vi segnalo è il Corriere Economia, l'inserto Economia del Corriere, che dopo aver perso sulle prime 10 inutili pagine su Zingaretti, sulla vittoria del secolo, sul partito che si ritrova, sul popolo di Sala, sugli arcobaleni, su noi che siamo cattivi, sull'Italia buona che si fa le pippe guardandosi le grandi manifestazioni colorate con i bambini che non sanno neanche di che cosa stanno parlando, tutti colorati che sembrano uno spot di Toscani. Dopo aver eliminato quelle 10 pagine, finalmente sulla Corriere Economia trovate due pagine favolose sull'economia, e cioè questo paese ancora ragiona di patrimoniale, nel senso che già ce l'ha. Facciamo finta di voler mettere una nuova petroliana: in Italia ci sono 46 miliardi di euro di tasse patrimoniali, 21 sono già sugli immobili, ma ce ne sono tante altre, dai bolli dei conto correnti alla tassa, al canone che ormai è diventata una patrimoniale, alle più diverse bolli e tasse di registro che di fatto ci prendono il 3% del PIL in Italia sono patrimoniale. Va bene? Io direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo questa sera, perché a Quarta Repubblica sono scatenato, l'avete capito, con questa idea che ci sia un'Italia dei buoni, quella che manifesta e che vota PD, e un'Italia dei cattivi, quella che non manifesta e che non vota PD, magari, e non va alle primarie. Ciao!